e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono sempre Fiona e questa non è la stanza del mio castello. Ci troviamo infatti all'aeroporto di Milano Malpensa perché voglio mostrarvi una cosa molto particolare. Insieme a Tim, un tecnico di G-Data, cercheremo di creare una finta rete dell'aeroporto di Malpensa. Perché lo facciamo? Perché voglio farmi rubare tutti i dati. Infatti, molti di voi potrebbero anche non saperlo. Attraverso una rete non certificata, una rete non ufficiale, è possibile sottrarre i dati a tutte le persone che si connetteranno e io vi dimostro com'è possibile. Andiamo a conoscere Tim. Hello, my name is Tim. I am a security evangelist with G-Data Software. And what I did is set up a little Wi-Fi network. And we asked people to choose a network to log into, and hopefully they're going to choose ours. And then we'll see what kind of data we can get from those people who logged onto our network. Things like Wi-Fi networks they've used previously, maybe even some login data for social networks. And if somebody chooses to log in with their laptop, I might even be able to send them a little file which they download and run on their computer. Let's see what's going to happen. Sono pronta a farmi rubare tutti i dati dal mio amico Tim, che non so se sarà ancora mio amico dopo che me li avrà rubati. I said something very bad, but you didn't get it. No okay, problem. I believe you. Whatever you say. Okay, so what should I do? Right, so as I said, we prepared a Wi-Fi on our little portable hotspot. The Wi-Fi is called guest Wi-Fi. So I should connect to that. So please okay. Connect to that Wi-Fi. So at the moment it's showing me one connected client, which is not this device. And you should see a login page there. Yeah, a login page with a landing page. So I should put all my data in here. Yes, please. In that case, your Facebook account will do. Devo dare tutti i miei dati, vai. Okay, so you have authorized successfully. Okay, brilliant. So what I can do on here now sono is spaventatissima. Go to I'm scared. I should. And rightly so. And rightly so. Does that look familiar to you? Come on. Yes. So, I now theoretically have your Facebook login and could obviously do a lot of bad things with your Facebook account, but you know, if you're thinking this further through, if you work at a big company and mm-hmm. you use the same password for everything, then you know, that password that we see here, I could just, you know, try and use that password to log into your company account, and that is going to make a lot of people very unhappy, I guess. Yeah, so because a lot of people use the same password for everything. That is right. I mean, it's convenient, so it makes sense in that respect, but from a security perspective, it's really not a good idea. Io lo sapevo che dopo questa cosa il mio amico Tim non sarebbe stato più mio amico. Mi ha rubato tutti i dati e io sono molto triste. Sappiate che questa cosa potrebbe accadere anche a voi, quindi state sempre attenti quando trovate delle reti Wi-Fi a non collegarvi così, tanto perché avete bisogno della rete. State attenti, ma soprattutto dovete utilizzare delle app o dei software che vi possano proteggere. Quale app utilizzare? Ve lo spiego tra poco. Spero di non avervi spaventato con ciò che vi ho mostrato. Sappiate comunque che esiste un modo per proteggersi. Basta infatti installare una VPN, ovvero Virtual Private Network, una rete di telecomunicazione privata in grado di criptare i dati. In questo modo ciò che facciamo su internet, le nostre foto, i documenti privati e i nostri acquisti rimangono al sicuro. Io ad esempio uso il modulo VPN di G-Data. Basta scaricare l'app G-Data Internet Security per Android o iOS, creare un account e attivare il servizio. Avete visto? Nulla di più facile. Nella giornata di oggi ho imparato un'altra cosa dal mio amico Tim, che si possono rubare dati anche dalle stazioni di ricarica USB. In poche parole, quando avete il telefono scarico e andate a metterla in ricarica, se è stata hackerata possono rubarvi tutti i vostri dati. Ci sono però dei piccoli dispositivi come questo che fanno da filtro e fanno sì che lo smartphone si ricarichi e basta, in modo che passi solo la corrente elettrica ma non i dati. Grazie Tim per la dritta!